Non è stata soltanto l'inaugurazione di un punto vendita di prodotti lattiero-caseari ed alimentari più in generale, ma la testimonianza della vitalità di un comparto produttivo deciso a portare avanti la propria quotidiana battaglia nel nome della genuinità del prodotto e della difesa del territorio. Una piccola folla ha seguito la breve cerimonia alle porte di Breganze, Pedemontana Vicentina, dove una nota azienda trevigiana ha consolidato la propria presenza in Veneto e nella provincia iberica, dando vita ad una realtà commerciale legittimamente definibile spaccio, o per dirla più modernamente, senza tuttavia deformare il significato dell'attività del punto vendita, una factory shop. Io credo che nei momenti difficili bisogna fare questo, bisogna investire. Noi stiamo investendo come cooperativa, lo stiamo facendo nel territorio, si presidia i territori, abbiamo i nostri prodotti qui a chilometro zero che stiamo portando alla gente, no? È una tradizione, ma non solo, non dobbiamo abbandonare i nostri presidi. Radicato nel territorio nel vero senso della parola, quando si parla di prodotti fatti nel luogo e distribuiti nel luogo. Lo dobbiamo fare questo per far capire alla gente che attorno a tutto questo ci sono delle famiglie, ci sono degli allevatori, allevatori che in questo momento hanno delle difficoltà, il latte italiano non è difeso, dobbiamo difendere con etichettatura, questo non lo fa, la politica lo deve capire che in questo mondo zootecnico ci sono delle problematiche, prima ci hanno messo le quote, poi hanno tolto le quote, ora una tracciabilità del prodotto seria non c'è, noi ci stiamo chiedendo, no, che cosa vuole la politica da noi, noi ci siamo. La politica faccia la sua parte. Noi crediamo davvero che il territorio vada salvaguardato e mantenere nel territorio, sul territorio, quelle che sono le attività dell'agricoltura e dell'allevamento è davvero importante. Per quello che ci è concesso come amministrazioni faremo il possibile per sostenere queste attività. Il fatto che Soligo perseveri e cerchi di fare davvero gruppo con gli allevatori è importante e quindi anche sotto questo profilo non possiamo che apprezzare questo momento di inaugurazione che speriamo dia nuovo slancio alle attività. Grazie a questa operazione commerciale viene ridata vita ad un immobile caduto in disuso, creando un nuovo punto di riferimento per il consumatore che si colloca esattamente a metà strada tra la piccola vecchia bottega ed il sempre più affermato centro commerciale in fatto di scelta dei prodotti, differenziandosene però per il rapporto più intimo tra venditore e fruitore. In un momento storico molto delicato per il comparto lattiero caseario, con i trattori scesi lungo le strade per difendere il fatto in Italia, il nuovo punto vendita di Breganze è l'espressione di un prodotto proveniente dalle stalle dei 200 soci della grande cooperativa che l'azienda trevigiana rappresenta. La globalizzazione purtroppo c'è e anche questa non l'abbiamo inventata noi, noi la dobbiamo affrontare con mezzi moderni e noi dobbiamo far capire alla gente del territorio se si vuole sicurezza, se si vuole qualcosa del territorio, questa è la strada che dobbiamo fare. Tutto il resto, quando si va in un posto dove non si capisce da dove viene il prodotto, no? Non si sa neanche che cosa si mangia. Io credo che oggi dobbiamo mangiare bene e mangiare sano, perché la nostra salute è importantissima. I nostri padri fondatori hanno scritto sullo statuto: dobbiamo produrre prodotti perfetti. Perfetto è l'eccellenza per il benessere del consumatore, infatti come slogan noi abbiamo Soligo alimenta il benessere del 1883, quindi questo è uno strumento, abbiamo recuperato un vecchio stabile, ci hanno consigliato per il bene anche e ne abbiamo testimonianza con questo strumento che è lo spaccio, rinsaldiamo il legame e lo sviluppiamo il legame con il consumatore, qui il consumatore trova i nostri prodotti che sono tracciati, hanno la tracciabilità, la sicurezza, abbiamo sposato e diffondiamo sempre di più il concetto di latte a qualità verificata, dove l'agricoltore si impegna a produrre secondo un disciplinare di produzione verificato sia da noi ma soprattutto verificato da enti terzi come il CSQA.